Buonasera ai nostri telespettatori, benvenuti all'appuntamento con i fatti e le opinioni che torna da questa settimana nella sua configurazione tradizionale di rubrica del venerdì sera. Durante il periodo elettorale questo spazio è stato naturalmente occupato dalle tribune e dalle varie trasmissioni di commento e di approfondimento. Oggi torniamo a temi non politici, anche se questo tema comunque ha delle ripercussioni e ha una in qualche modo scaturigine politica. Parliamo di quota 100. Ma ne parliamo non dal punto di vista appunto del dibattito che ha preceduto e che continua ad accompagnare questa misura, ma dal punto di vista operativo trattino divulgativo, perché questo è il taglio che vorremmo dare a questa trasmissione. Lo facciamo avvalendoci della preziosa collaborazione dell'INPS, che è quindi il soggetto che provvede alla gestione delle pratiche sulla quota 100. Ringrazio particolarmente per aver accolto il nostro invito il direttore della sede di Chieti, Alessandro Romano. Buonasera Romano, buonasera, bentornato buonasera, nei nostri studi, dove lei ovviamente è di casa perché seguiamo con attenzione la rubrica domenicale nel corso del nostro telegiornale. Accanto a lui c'è il presidente del comitato regionale dell'INPS, Gino Pantalone. Buonasera Pantalone, sì. Sindacalista della UIL. Dico subito che il comitato regionale dell'INPS, diciamo, è l'organo tra virgolette politico strategico che stabilisce anche il rapporto tra le prestazioni dell'INPS e la platea degli assicurati, il territorio e le sue necessità sociali in qualche modo e sindacali. Parleremo delle pensioni a quota 100, lo farà soprattutto il dottor Romano e vi prego di ascoltare con attenzione questa fase della trasmissione, che è quella in cui cerchiamo di spiegare nel minor tempo possibile ma con il maggior dettaglio possibile allo stesso tempo che cos'è quota 100 e i requisiti e le modalità per poter accedere a questa novità sul fronte previdenziale. Allora, dottor Romano, io le chiedo che cos'è quota 100, lei vada avanti, ci spieghi innanzitutto i fondamenti, i cardini di questa misura che state già applicando in Abruzzo. In questa settimana si è sfondata quota 1400 domande e a livello nazionale siamo oltre le 40.000. Dottor Romano. Sì, grazie dell'invito, è un argomento che è all'attenzione di tanti cittadini che si sono già rapportati con le sedi dell'istituto da subito, anzi forse anche prima del decreto 4, ricordiamo che è in vigore dal 29 di gennaio e che permette appunto questa nuova forma di pensionamento, che devo dire è una forma di pensionamento anticipato. Si parla di quota 100, ma non è 100 il numero da realizzare per poter accedere alla pensione, ma ci sono dei requisiti abbastanza stringenti che dobbiamo andare a vedere. Abbiamo preparato delle slide per favorire i cittadini nel seguirci un argomento così tecnico, magari vediamola prima proprio su quota 100. Come dicevamo, si tratta di innanzitutto una misura sperimentale che non è a sistema, ma vige nel triennio 2019-2021. Quindi si devono raggiungere i requisiti che sono in deroga alle altre forme di pensionamento ordinario nel momento in cui si raggiungono due requisiti specifici. Il primo è quello anagrafico. Sul requisito anagrafico non ci sono problemi, bisogna aver compiuto i 62 anni. Per questo dicevo che non è una quota vera e propria, cioè non è che si può ridurre l'età anagrafica avendo maggiori contributi, quindi non può andare in pensione un sessantenne con 40 anni di contributi, ma bisogna comunque aver compiuto i 62 anni. Quindi questo è il primo elemento abbastanza semplice da delineare. Il secondo elemento è quello contributivo. Contributivo, appunto, abbiamo detto 38 anni di contributi. 38 anni di contributi versati da chi? Vediamo in questa slide, cioè a parte gli iscritti a quella che viene chiamata AGO, cioè Assicurazione Generale Obbligatoria, che è quella che riguarda la maggioranza degli iscritti all'INPS. Poi ci sono anche fondi particolari, perché abbiamo le gestioni speciali artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, quindi agricoltori, artigiani, commercianti, sono tutti interessati. Le forme sostitutive all'AGO gestite dall'INPS, quindi per semplificare delle sigle che forse non sono chiare a tutti i dipendenti e i nostri ascoltatori, sono quelle della gestione pubblica, ma anche i fondi, il fondo volo, ex autoferro tranvieri, che essendo appunto sostitutive della forma obbligatoria gestita dall'INPS, rientrano nella quota 100.
Ulteriore elemento molto importante, soprattutto per raggiungere i 38 anni, è che contano anche i contributi versati nella gestione separata di cui è l'articolo 2 della 335-95. Gestione separata che sappiamo è quella dei collaboratori che accedono appunto alla gestione separata. Quindi anche quegli anni, se sono esclusivi, rientrano nel calcolo. Andiamo avanti con le slide, perché è importante sottolineare che soprattutto per i dipendenti privati e per i dipendenti pubblici che fanno il cumulo c'è un ulteriore requisito, che è quello di 35 anni di contribuzione al netto di periodi di malattia e disoccupazione. Questo è molto importante perché se ci fosse comunque 38 anni di contributi, ma un periodo di malattia o disoccupazione più lungo dei 3 anni che vediamo, non si sarebbe raggiunto il requisito per poter accedere a quota 100. Mentre, come dicevamo, non è necessario il requisito dei 35 anni per le gestioni dipendenti pubblici, a meno che, come dicevamo prima, non abbiano optato per il cumulo e cumulando periodi di contribuzione privata, anche loro devono raggiungere i 35 anni al netto di disoccupazione e malattia. Quindi contano tutti i requisiti, tutti i contributi, anche riscatti, ricongiunzioni che si siano realizzati. Importante che non possono accedere a quota 100, quindi vediamo subito quali sono i soggetti esclusi. Gli iscritti a quelle che sono forme previdenziali diverse, fondo clero, casse, esattoriali, giornalisti e le singole casse previdenziali, pensiamo agli avvocati, pensiamo ad altre forme di casse previdenziali. Inoltre sono stati esclusi gli appartenenti alle forze armate, forze di polizia, polizia penitenziaria, guardie di finanza, tutto il personale operativo anche del corpo dei vigili del fuoco. Non possono accedere a quota 100 anche perché hanno delle norme specifiche e dei requisiti di pensionamento già specifici. Dicevamo l'aspetto del cumulo, vediamo di che cosa si tratta. Andiamo avanti con la slide. Il cumulo consente di realizzare il requisito dei 38 anni anche ai soggetti che abbiano avuto una carriera discontinua versando su più casse. Quindi tutti e per intero i periodi versati anche in casse diverse vengono cumulate per realizzare un unico requisito contributivo che arriva ai 38 anni. Ovviamente è importante sottolineare che si è già avuta una liquidazione di una pensione che anche non ha avuto riferimento a tutti i contributi versati, è impedito fare attualmente domanda di quota 100. Certo. Quindi se ci fosse una persona che è andata in pensione sfruttando solo 20 anni di contributi, che è il requisito minimo per avere un trattamento pensionistico, non potrà fare domanda di quota 100 per ricumulare di nuovo tutti i requisiti. Questo è importante, parliamo quindi di soggetti che non siano già titolari di nessuna pensione. Come avviene poi il calcolo per il cumulo? Ogni cassa calcola per la parte di competenza il trattamento pensionistico in rapporto a quella che è l'incidenza dei contributi versati e poi si ottiene un punto di riferimento unico. Vediamo adesso la decorrenza. È importante perché i cittadini ci chiedono: ma quando potrò andare in pensione? Esatto. Abbiamo detto il 29 di gennaio è stato il primo giorno di vigore della legge e l'INPS aveva già messo in linea il modulo per fare la domanda. Quindi le prime domande sono arrivate proprio nelle prime ore di vigenza del decreto. Dobbiamo distinguere le decorrenze perché quota 100 fa una distinzione un po' particolare. La distinzione non è più nella cassa in cui sono iscritto per differenziare le decorrenze, ma chi è il mio datore di lavoro. Quindi non va a guardare dove verso i contributi. Abbiamo dipendenti di amministrazione pubblica che versano anche contributi da privati. Non si guarda più la cassa dove verso i contributi, ma si guarda chi è il mio datore di lavoro. Quindi abbiamo distinzione tra lavoratori dipendenti che sono titolari di lavoro da amministrazioni pubbliche, che hanno le regole specifiche, lavoratori privati che vanno in pensione dal 1 aprile se hanno conseguito il requisito dell'età e dei contributi fino al 31/12/2018, mentre se raggiungo il requisito nel corso dell'anno, quindi pensiamo a un soggetto che ha già i 38 anni di contributi ma compie 62 anni il 15 di febbraio, quindi domani, caso?
avrà la possibilità di ritirarsi dal lavoro a partire dal 15 di maggio, cioè all'età, al momento in cui compie l'età o il requisito contributivo, se già hai 62 anni di età, aspetta, si aggiungono tre mesi. Questa è una finestra che sarà introdotta per tutti i trattamenti pensionistici. Quindi tutte le pensioni in questo momento alla decorrenza si applicano tre mesi di finestra mobile. È una finestra mobile che consente anche all'istituto di dare una liquidazione immediata. Noi sappiamo che il datore di lavoro versa regolarmente i contributi, però prima che l'INPS ne abbia contezza passa sempre uno o due mesi. Quindi se io maturo il requisito in un mese, la possibilità di liquidare la pensione immediatamente si ottiene grazie a questa finestra. Perfetto. I datori di lavoro pubblici invece? Che allora, scadenza? Per quanto riguarda impongono? Il pubblico impiego, c'è stato un aumento di questa finestra. Diciamo intanto che per i datori di lavoro del pubblico impiego, ovvero per i lavoratori del pubblico impiego, se hanno maturato non al 31 dicembre del 2018, ma alla data di entrata in vigore del decreto, devono aspettare il 1 agosto 2019. Quindi, anche se io ho avuto la prestazione maturata al 31 dicembre 2018, dovrò aspettare il 1 agosto 2019 per poter andare in pensione. Per chi invece raggiunge l'età pensionistica e i requisiti contributivi nel corso dell'anno, la finestra si apre dopo 6 mesi, quindi non più 3 mesi come per i dipendenti privati, ma 6 mesi. Delle regole particolari sono state realizzate per alcune amministrazioni, perché dovete sapere, se non lo sapete, che alcune amministrazioni non hanno date mobili di pensionamento, hanno date fisse. Pensiamo per esempio alla scuola. Nella scuola la data di pensionamento è il 1 settembre. Tutti gli insegnanti, a parte casi particolari, vanno in pensione il 1 settembre. Per cui è stata messa una data fissa, che è quella della presentazione delle domande per chi avesse, abbiamo detto, maturato i requisiti già. Quindi soggetti che non avevano diritto ad andare in pensione, ma che con quota 100 maturano questo diritto, devono fare domanda entro il 28 febbraio. Anche perché il mondo della scuola sappiamo che con la partenza dell'anno scolastico... Quindi questi sono quelli che devono avere più fretta in qualche modo di espletare le pratiche. I lavoratori della scuola, i primi. I lavoratori della scuola, sì, sono quelli che hanno una scadenza fissa, mentre gli altri possono presentare domanda rispettando il preavviso di 6 mesi. Ecco, perché io le stavo per chiedere, poi su questo facciamo un primo break, ma quando scade insomma la facoltà e la possibilità di fare delle domande? C'è il rischio che ci siano delle domande fuori tempo massimo? No, a parte i lavoratori della scuola, che appunto per permettere alle scuole di far partire l'anno scolastico, sappiamo che la scuola ha necessità di fare delle sostituzioni, supplenze, quindi c'è tutto un lavoro da parte dell'amministrazione scolastica per poter poi arrivare ai pensionamenti a 1 settembre, per gli altri non c'è, se non il preavviso che devono dare regolarmente a quelli che sono i datori di lavoro, abbiamo detto nel pubblico impiego 6 mesi, mentre la finestra per i privati è 3 mesi, per cui se io maturo il requisito, come dicevo, il 15 febbraio, posso fare poi la domanda sia fino al 15 maggio, che è il momento del mio pensionamento, ma la posso fare anche successivamente. Quando voglio. A quel punto scatterà l'ulteriore periodo di ma non è, allora il cittadino si chiede, ma poi non finiranno i soldi dello Stato per coprire questa misura? La misura appunto ha introdotto... Se faccio domanda un po' più tardi rispetto alla... Giusto, alle ci sono due aspetti da considerare. Intanto, quello che non abbiamo detto prima, e grazie per la domanda perché lo posso dire, è che se io maturo i requisiti in questo triennio, la domanda la posso presentare anche successivamente. Cioè, se io nel 2021 compio 62 anni e maturo 38 anni di contributi, poi potrò presentare domanda anche nel 2022, 2023, senza per forza dover attendere il periodo sperimentale. Questo è molto utile perché non c'è fretta di presentare le domande, né c'è una forma di penalizzazione o finisce un plafond, perché questa è una norma di pensionamento ordinaria, è stato stabilito un budget a livello di manovra, ma non è un budget che poi va a essere consumato e quindi chi ci presenta la domanda troppo tardi non gli daremo la pensione. Non è come il reddito di cittadinanza, o meglio, come si profila il reddito di cittadinanza. Non prevede lo stesso meccanismo, esatto, non prevede lo stesso meccanismo. Allora, io mi fermo qui per riprendere tra poco con il dottor Romano, col quale mi complimento per la chiarezza e insomma, penso anche la capacità divulgativa recepita dai nostri telespettatori, per coinvolgere proprio sui primi riscontri che abbiamo di questa misura, perché
perché abbiamo dei primi riscontri, vi facevo cenno prima, Gino Pantalone, che è il presidente del comitato regionale dell'INPS, che ha un osservatorio dal quale può anche rispondere a domande tra virgolette più politiche. Per esempio, si discute molto in questi giorni in Italia dell'incidenza di queste domande dei lavoratori del pubblico impiego. Ricordiamo appunto che potranno effettivamente poi godere della misura a partire da agosto, ma dalle prime domande se ne nota una percentuale probabilmente in attesa rispetto a quelle dei lavoratori privati. Abbiamo circa 42.000 domande finora arrivate all'INPS, 16.000 vengono dal settore privato, ma ce ne sono quasi 14.000 che vengono dal settore pubblico. Allora io le chiedo, ma di solito non ci, cioè per l'idea che abbiamo noi del pubblico impiego, non dovremmo pensare a una fuga da un lavoro di tipo non usurante, un lavoro che viene spesso considerato anche molto in cima alle aspirazioni degli italiani. Ecco, perché i lavoratori del pubblico impiego in una misura così ampia, a suo avviso, vogliono avvalersi di quota 100? Intanto grazie dell'invito. Devo riconoscere che indubbiamente è una domanda che ci facciamo tutti. Io partirei da una piccola premessa riguardo anche a un dato. Il mondo del pubblico impiego da sempre ha prestato un'attenzione particolare agli accessi ai trattamenti anticipati. Una volta erano le anzianità, che avevano una loro disciplina risalente dagli anni andati molto remoti, gli anni 60 in particolare, avevano visto anche un grande interesse da parte di questo comparto. Ultimamente, dopo la riforma Fornero, è chiaro che il mondo pubblico, poi anche per una serie di difficoltà che oggettivamente loro vivono nella gestione dei loro ruoli all'interno delle proprie amministrazioni, non hanno più vissuto quel mondo lavorativo all'insegna anche della, se vogliamo, anche del piacere di mantenere il servizio stesso. E vedendo che naturalmente certe disposizioni hanno allungato questa prospettiva, e oggi vedersi una quota 100, che torniamo anche a ricordare, e una riflessione ci viene spontanea, non è una cosa nuova, perché non è un istituto inedito, perché le quote le abbiamo vissute già dai tempi andati, dopo la riforma Maroni, con i famosi momenti che abbiamo vissuto delle quote 95, 96, 97, ma oggi più che mai questo contesto pubblico sta vivendo questa situazione di interesse in maniera abbastanza forte. Tant'è che i numeri ci danno ragione rispetto a questo. Ci sono i contratti bloccati, le progressioni questo di anzianità è anche che vengono ridotte e così questi via. Aspetti che sono collegati al mondo pubblico e comincia a far paura anche a questo quadro qua. Anche perché c'è un problema poi di sostituzione di questo personale, perché i concorsi non è che sono così immediati, insomma, anche questa idea dell'uno a uno non sarà così semplice. Ecco, quale prospettiva legge? Ma io sento sistematicamente anche a livello generale nel pubblico impiego, ma negli enti locali, basta vedere anche negli enti locali, guardiamo i comuni, lancia un allarme, ha lanciato riguardo anche a grandi difficoltà che verranno messe in campo successivamente a queste scelte di decorrenza, di trattamenti anticipati, che potrebbero creare non pochi problemi agli ambiti locali. E certo la pubblica amministrazione ne soffre a maggior ragione, per la ragione che lei anticipava. E questo continuo momento di crisi, di scelta, se vogliamo, di riproposizione di un nuovo rispetto a un vecchio che va via, è una situazione che certamente crea allarme, ma la stessa condizione di allarme viene gestita all'interno di altra pubblica amministrazione particolare, quale è la stessa INPS. Noi immaginiamoci che l'istituto, che ultimamente sta vivendo un momento anche di rivisitazione della propria fase organizzativa, un modello di organizzazione di servizio che ha visto anche lo stesso INPS muovere le proprie direttrici di servizio su un mondo diverso, che era quasi un mondo sconosciuto all'interno dell'istituto. Certo. Il direttore qua mi potrà senz'altro dare ragione riguardo al fatto che comunque l'INPS
sta vedendo sempre man mano questo movimento interno di visitazione dei ruoli e che oggi trova una difficoltà terribile di fronte alla imminente messa in collocamento a trattamento. Circa 700 dipendenti in tutta Italia, riferisce come questa facciamo? Mattina è un problema. Quotidiano noi nazionale. Come comitato provinciale, perché lei come comitato regionale, lei senz'altro sa che noi abbiamo sì. anche un ruolo che anche di, nel quadro della rappresentanza sociale, anche di indirizzo a quel certo. che poi è la programmazione che l'istituto proprio porta avanti nelle direzioni che sono quelle organizzative rispetto anche alle attività istituzionali che deve portare e mettere in essere. Ora è chiaro che l'istituto oggi ha una problematica interna molto molto seria ed è una difficoltà che vede l'INPS muovere un'azione anche di dubbio su come muovere altre situazioni nuove, perché non ha uno spazio certo. tenuto conto che ci sono dei momenti anche a livello centrale di rivisitazione della gerarchia dirigenziale. Di questo ovviamente però se ne c'è parla, un grande parla. Problema a monte, certo, cioè. Certo. grazie per aver fotografato la situazione. Noi ci fermiamo per la prima pausa, tra poco torneremo in studio e sentiremo le altre novità di Quota 100. Linea alla regia. Bene, siamo tornati in studio con il dottor Alessandro Romano, direttore dell'INPS di Chieti. Affrontiamo anche il seguito del ragionamento avviato con l'illustrazione del provvedimento Quota 100. In molti, se ne è discusso anche prima che uscisse poi il decreto che ha fatto chiarezza, temevano e temono ancora probabilmente di subire delle penalizzazioni dal punto di vista economico sul trattamento che otterranno accedendo a questa misura. È così, dottor Romano? Beh, grazie alla domanda, che è un po' la domanda principe che fanno tutti quelli che raggiungono il requisito per poter accedere a quota 100. Cosa perdo nel momento in cui accedo a quota 100? Intanto dobbiamo dire che sul numero delle domande dobbiamo avere un po' di attenzione, perché molti stanno aspettando quella che è una conversione di questo decreto. Noi sappiamo che il decreto in fase di conversione può subire delle modifiche, è proprio quello che stanno aspettando alcuni prima di fare domanda, tanto si tratta di 1 o 2 mesi in più prima di andare in pensione, vedere che cosa sarà il testo definitivo. Non ci sono novità che emergono da quella che è la discussione, però c'è un po' questo timore. Per quanto riguarda le penalizzazioni, noi dobbiamo dire che non c'è una forma di penalizzazione, cioè il calcolo che viene fatto sulla pensione quota 100 non ha una penalizzazione intrinseca, cioè chi ha già maturato il diritto alla pensione contributiva avrà la pensione contributiva, chi ha maturato il diritto alla pensione mista avrà il calcolo col misto. Noi sappiamo che oramai il misto ce l'hanno tutti dal 2011 in avanti, però diciamo anche chi aveva un'anzianità al 95 sufficiente per avere il retributivo continua a avere il calcolo come era quello precedente. Quando si parla di penalizzazioni non è una penalizzazione nel calcolo, ma ovviamente chi va, quindi abbiamo riassunto, nessuna penalizzazione sulle regole di calcolo dell'assegno. È ovvio che però non avendo 1, 2, 3 anni di contributi versati e quindi avendo anche 3 anni di pensione in più nel momento in cui viene calcolata, l'assegno potrà subire delle penalizzazioni, ma noi non stimiamo più di un 2,5-3% sull'importo per ogni anno di anticipo, quindi non è una penalizzazione, è una stima che poi varia molto su quelli che sono gli importi delle pensioni. Per aiutare i cittadini l'INPS sta realizzando un simulatore che sarà messo a disposizione, credo già la prossima settimana dovrebbe essere rilasciato, proprio per permettere ai cittadini di verificare con questo calcolo. Noi sappiamo che accedendo al sito INPS col PIN già si può fare un calcolo, ma anche le sedi potranno supportare facendo un calcolo preciso. Quindi non c'è penalizzazione, d'altro canto è ovvio che lavorando qualche anno in più l'assegno tende a crescere. Questa è una scelta, però una scelta di vita che possono fare tranquillamente i cittadini. Avevamo detto prima qualche altra particolarità che torniamo a ribadire: esclusione per il comparto difesa e sicurezza, garantite quelle che sono le specificità del comparto scuola, quindi c'è la possibilità di fare domanda e quindi accedere al pensionamento già il 1° settembre, e poi la combinazione fissa. Non si può modificare la combinazione per arrivare al 100, ma chi ha meno di 38 anni di contributi dovrà attendere il compimento dell'età. Quello che però ci chiedono i cittadini, e immagino che è una richiesta che si fanno in molti, è cosa succede se mi manca qualche mese per arrivare a 38 anni.
ovviamente ci sono degli strumenti proprio pensati per andare a colmare dei buchi o per andare a colmare delle mancanze di contribuzione. Vediamo che abbiamo riassunto il tutto in una piccola slide. Andiamo alla prossima. Andiamo con la slide e vediamo che si può chiedere un riscatto di laurea. Ovviamente il riscatto di laurea ha il suo costo, ma ricordiamo a tutti i cittadini che il riscatto di laurea non è obbligatoriamente il periodo della laurea. Posso riscattare quello anche che è il periodo che mi serve. Quello esatto, che manca. Parziale. Mancassero 10 giorni, posso riscattare 2 settimane di riscatto laurea. Quindi è utile rifletterci per chi non ha mai pensato su questa possibilità, soprattutto in relazione a dei periodi mancanti. Ma sono state introdotte delle agevolazioni per il riscatto? Nella manovra sono state anche introdotte delle agevolazioni, però riguardano una fascia particolare, quindi fino a una certa età, abbiamo visto 45 anni, e poi riguardano una contribuzione da riscatto laurea che va dopo il periodo contributivo, quindi solo a partire dal 96 si può riscattare con questa formula agevolata, che è una formula sicuramente agevolata perché consente di riscattare anche a un importo abbastanza. State ricevendo limitato. Delle domande? Le per il momento voi. Non stanno arrivando molte domande di questo tipo, però perché gestiremo... non sono direttamente collegate a questo punto a quota 100, perché si tratta molto di giovani in qualche modo che guardano al loro futuro. Esatto, non sono molto utili per chi già si trova con una situazione di 38 anni di contributi, perché richiedono di non avere i contributi prima del 96, certo. Quindi questa formula di fatto non è utile. È più rivolta chi... ai giovani. È più rivolta ai giovani, ripeto, la regola è fondamentale perché anche se poi successivamente si riscatta un giorno prima del 96 si ha diritto alla restituzione di quanto versato, perché non si può poi mantenere il riscatto. Mentre il consiglio è di prendere in considerazione un riscatto parziale per colmare quello che c'è bisogno se proprio si vuole accedere. Oppure... altrimenti proseguire con versamenti volontari. Qui parliamo di soggetti che invece non hanno contributi correnti, quindi possono decidere di versare volontariamente per il futuro, quindi dal momento della domanda in avanti, contributi per arrivare in 2, 3 o quello che è il periodo necessario al requisito dei 38 anni. Abbiamo detto l'ulteriore aspetto, non sono esclusi i contributi figurativi, quindi la cosa che riguarda le persone che fino al 98, 99, 2000 hanno fatto il servizio militare, il servizio di leva è gratuito, se non si è fatta ancora la domanda bisogna, è importante fare la domanda. La maternità fuori dal rapporto di lavoro, quindi le donne che prima di lavorare o nel momento in cui lavoravano avessero avuto delle maternità possono ottenere l'accredito. E poi abbiamo periodi di disoccupazione che non fossero correttamente valorizzati, delle mobilità, oppure, ma qui c'è una particolare attenzione da parte dell'istituto, esiste la possibilità di vedersi riconosciuti periodi lavorati anche in anni oramai prescritti versando la relativa contribuzione. Si tratta delle rendite vitalizie che abbiamo già trattato nelle nostre pillole quotidiane, sì, della domenica, però sono sostanzialmente la possibilità per chi avesse svolto un'attività anche negli anni 70, avendo delle prove e documenti di data certa, questo è l'elemento fondamentale, di poter andare a richiedere quella contribuzione. Questi sono tutti elementi che, accedendo presso il sito INPS o presso le nostre sedi, ottenendo l'estratto, si può andare a valutare per vedere se si ha già il requisito o se si può raggiungere il requisito. Andiamo avanti? Andando avanti sempre con quelle che sono le caratteristiche di quota 100, importante è lo stop all'incremento dell'età legata all'aspettativa di vita. Stop allo scatto di età che interessa sia quota 100, quindi non è che dovrò avere 38 anni di contributi nel 2019, 38 anni e 6 mesi nel 2020 e così via. No, semplicemente il requisito è fisso, fino al 2021 si dovrà raggiungere 38 anni di contributi e 62 anni di età. Abbiamo visto prima, è possibile cumulare periodi assicurativi presenti in più gestioni, questo cumulo determina un calcolo differenziato ma non dà nessuna penalizzazione sul raggiungimento dei 38 anni. Cosa importante è la non cumulabilità con redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo, se non quelli da lavoro autonomo occasionale.
Questo punto è un punto che approfondiremo magari più specificamente, perché riguarda molte possibilità e soprattutto molti lavoratori che si chiedono se poi andando in pensione con quota 100 potranno svolgere altre attività cumulabili. Questo faremo un approfondimento nella terza ed ultima parte della nostra divulgazione, ma intanto io le chiedo intanto di riprendere un po' il tema che abbiamo sviluppato con Pantalone riguardo agli organici dell'INPS, perché su questo appunto c'è da aggiungere che comunque non andrete al collasso nonostante 700 domande di pensionamento in queste settimane. Sì, dobbiamo dire che l'INPS anche in Abruzzo ha avuto le sue domande di pensionamento e ce ne aspettiamo altre proprio per il discorso che dicevamo della conversione del decreto. Diciamo che l'INPS si era attivata già con delle procedure concorsuali, alcune si sono già concluse, alcune sono in corso in questi giorni, avendo avuto l'autorizzazione anche nelle norme di cui stiamo parlando per poter avere un'assunzione per far fronte a quelli che sono i nuovi carichi, come diceva il presidente Pantalone. Noi sappiamo che oltre a quota 100 in questo momento siamo interessati dalla partenza a breve anche del reddito di cittadinanza, quindi un ulteriore strumento che interessa molti cittadini e comporterà molte persone a interfacciarci con l'istituto. Quanto tempo ci mettete a lavorare una pratica? Ve ne sono arrivate già centinaia e centinaia nelle sedi abruzzesi. Beh, diciamo che la stima che viene fatta è una stima statistica media, nel senso che ogni pratica ha un suo valore statistico, è più o meno un'ora, un'ora e mezza, che però tiene conto di tutte le fasi, nel senso che, come dicevo prima, se c'è da sistemare la posizione assicurativa, quindi manca un requisito, si deve inserire, ci sono delle sovrapposizioni, ci sono fasi successive. E noi abbiamo appunto ricevuto circa 1400 domande, solo la sede di Chieti ne ha più di 400 alla data di oggi da lavorare. Ovviamente queste sono tutte pratiche che avranno decorrenza successiva al 1 aprile. Però ci può già dire che qualcuna è già stata proprio licenziata, nel senso che è già stato accordato il trattamento? Sì, abbiamo già definito alcune pratiche, nel senso che sono già pratiche pronte. E quindi, diciamo un passo in più, l'INPS ha anche realizzato delle liste, quindi ci sono già delle liste di lavoratori che potrebbero accedere a pensionamento ordinario o a quota 100, che stiamo lavorando già da qualche mese per definire quelle che sono delle situazioni di difficoltà che potevamo vedere già da soli, quindi già ci siamo attivati su tutti i lavoratori. E su questo voglio sentire l'organo tra virgolette di vigilanza sul lavoro che fanno i funzionari e il personale dell'INPS. Come si stanno comportando in Abruzzo, Pantalone? Dato l'INPS in Abruzzo funziona, e non lo dico perché qua c'è il dottor Romano che è anche il vicario regionale, però che comunque da solo l'istituto non regge, diciamoci la verità, gestisce 450 prestazioni, in essere ha 450 prestazioni che quotidianamente ha in carico l'istituto. Certamente l'istituto fa miracoli per quel che poi è l'organico che conta, che fa valere, ma io in questa occasione richiamerei l'attenzione, forse sarà sfuggito al dottor Romano, dell'enorme importanza che hanno gli istituti di patronato, nella logica, una prima logica, che allenta il carico sull'ente. Perché? Perché quella che è una funzione che l'istituto ha fatto propria nella logica della rivisitazione del suo modello di servizio, cioè la consulenza, la fanno gli istituti di patronato. Le fanno le consulenze i patronati quotidianamente, quindi è importantissimo che, specie oggi che la quota 100 parte da un presupposto che ancorché si abbia da valutare i requisiti anagrafici e di anzianità per l'accesso al trattamento, vogliono tutti sapere la misura del trattamento stesso. Certo. Noi, nel contesto di tutto il mondo dei patronati, siamo in grado, perché lo vivo anche io nel quadro dei rapporti che quotidianamente intrattengo con gli ambiti dei patronati, vivono, diciamo, anche delle consulenze altamente specializzate, dando garanzie certe di misura, decorrenza e diritto certo. E lo fa in maniera gratuita, questo? Gratuita, perché è la legge che richiama questo tipo di gratuità.
La cosa più importante, quindi mettiamoci nei panni del cittadino che sta ascoltando questa trasmissione e non ha ancora capito se può o non può accedere alla misura. In un patronato, lo può fare tranquillamente anche all'INPS perché la domanda si può presentare anche online, sappiamo tutto su questo, però il patronato che magari è più vicino è sotto casa, sì. Che tipo di aiuto può dare anche nel ricostruire una carriera lavorativa di un aspirante pensionando? E quanto tempo ci mette anche un patronato? Però? C'è da dire che la prima cosa che un patronato porta avanti è la valutazione della posizione assicurativa del soggetto che si approccia subito al proprio ambito di front office. È chiaro, è la fotografia della realtà lavorativa. A fronte di quella prima realtà lavorativa, di quella prima fase, si cominciano a già dare determinate indicazioni operative. Certo, noi parliamo di quota 100, che è un trattamento anticipato in ragione dell'età e di anzianità, diciamo, lavorativa, che crea una posizione di privilegio, ma questa è una valutazione che gli ambiti dei patronati portano avanti per qualsivoglia tipo di prestazione. Perché no? Anche sulle prestazioni che tengono conto di pochissima anzianità, ma che sono necessarie anche per l'acquisizione di un diritto a una, perché no, pensione di trattamento anche da infermità, una pensione di invalidità bastano 5 anni. Noi fotografiamo le realtà negli ambiti dei patronati stessi e io che ripeto, dal lato dell'INPS oggi vedo quello che poi loro fanno e so le esigenze dell'INPS, credo che mai come in questo momento bisogna valorizzare questo tipo di rapporto che col tempo, non dico che è andato scemando tra l'INPS e gli istituti di patronato, ma si è visto un po' sbiadito da una sorta di confusione, a mio avviso, ed è quello che come comitato abbiamo più volte riflettuto e vedere anche come poter fare. Abbiamo infatti poco fa parlavo con dal il dottor Romano di vista, sì, anche di un eventuale possibile incontro con gli istituti di patronato a livello regionale per meglio chiarire anche certe posizioni e perché no certi momenti che ci possono portare a un incontro migliore in termini di collaborazione. Certo. Io parlo come INPS però in questo caso. Certo, oggi, ho capito. Certo. Sì, dottor Romano, ma dal punto di vista operativo dialogano a livello anche di banche dati, di software, i patronati con l'INPS? Non si perde tempo nell'evasione della pratica attraverso questa sussidiarietà in qualche modo? Assolutamente, io ringrazio il Presidente per questo ricordo sull'attività fondamentale che i patronati prestano nei confronti dei cittadini e a supporto dell'attività dell'Istituto. I patronati sono assolutamente al centro della nostra attenzione, non si perde assolutamente tempo se la pratica viene presentata presso un patronato perché è esattamente la stessa velocità di una telematica presentata. La differenza fondamentale è che il patronato quando presenta la pratica la presenta con determinati requisiti, quindi magari si guadagna velocità. Se io mando una pratica incompleta c'è bisogno di interlocuzione con l'istituto, mentre il patronato sa quelli che sono gli elementi che sono indicati anche nella domanda, però riesce a fornire questa consulenza al cittadino. Non si tratta di mero compilazione di un documento, ma gli dà tutte le informazioni anche per optare per quella che è la prestazione più conveniente per il cittadino. Noi consideriamo che quota 100 stanno facendo domanda anche persone che sono a pochi mesi dal pensionamento ordinario, quindi accedono a una prestazione piuttosto che al pensionamento ordinario. È una scelta, ma una scelta che deve essere ben ponderata perché ha delle differenze, per cui in questo momento noi, per dirne una, le videoconferenze che facciamo centralmente con la Direzione Centrale Pensioni per spiegare le novità sono state aperte, le ultime due fatte proprio su quota 100, anche ai rappresentanti di patronato in modo tale che la formazione sia uniforme per tutti. Gli incontri ci sono, noi abbiamo, per esempio, faccio l'esempio di Chieti, un calendario giornaliero in cui i patronati vengono in sede per vedere le pratiche e per parlare di quelle che sono delle difficoltà. È ovvio che la collaborazione continua e deve continuare con questi soggetti che sono fondamentali per la operatività dell'istituto. L'ultima parte della divulgazione e della illustrazione riguarderà appunto i casi di divieto di cumulo, ma vorrei approfittare soltanto in un minuto in una domanda collaterale rispetto al discorso di quota 100, che è quella delle novità rispetto all'erogazione del TFR, perché si va in pensione anche con quota 100 e le ultime normative, insomma, agevolano un po' questi lavoratori nel riscuotere almeno parte del TFR in tempi più certi e più rapidi, mi pare questa sia un'altra novità da comunicare. Sì, sì, c'è questa norma all'interno del decreto 4, non è stata data ancora applicazione, quindi poi magari ci rivedremo quando materialmente si dà applicazione, perché
prevede una serie di passaggi amministrativi. Un primo passaggio che è quello delle convenzioni, perché sostanzialmente in caso di accesso a quota 100, il diritto al trattamento di fine servizio, al trattamento di fine rapporto, è collegato alla data di pensionamento a cui si avrebbe dovuto avere riferimento per pensionamento ordinario, con le relative finestre di attesa. Quindi questo non ha modificato la normativa per i dipendenti pubblici. Quello che è stato introdotto è una forma di anticipo che passa però attraverso un istituto di credito che deve fare, a seguito di emanazione di un decreto e con una convenzione, questa fase di anticipazione, un'anticipazione assolutamente garantita dall'istituto, che certifica qual è l'importo spettante del trattamento di fine servizio o di fine rapporto, per poi ottenere questa anticipazione. E questa è una buona notizia per gli aspiranti pensionandi, insomma. Cioè, avremo novità a breve anche su questo, però anche questo è un elemento che può aiutare nello scegliere, per questo l'ho introdotto su questo argomento. Ora la pubblicità, torniamo tra poco e parleremo appunto del divieto di cumulo. Bene, siamo tornati in studio, torniamo ad illustrare la misura riguardante l'anticipo pensionistico a quota 100 con il direttore dell'INPS di Chieti, Alessandro Romano, vicario della direzione regionale, al quale chiedo appunto, si va in pensione prima, ma ci sono però dei paletti relativi alla possibilità di cumulare questi redditi nuovi da pensione rispetto all'attività che uno vuole proseguire, anche magari con una forma diversa di lavoro. Rapporto di lavoro. Certo, questa è stata la particolarità di quota 100, c'è questo ulteriore paletto che è quello relativo all'incomutabilità dei redditi. Prima di parlare di questo però volevo aggiungere una cosa sulle varie modalità di completare l'estratto contributivo, perché ci siamo dimenticati dei nostri ascoltatori artigiani e commercianti. Voi sapete che lì la contribuzione viene accreditata solo a seguito del versamento, quindi non è sufficiente avere aperta la partita IVA e svolgere l'attività, ma si deve versare il relativo contributo. Ci sono anche nella manovra, ma anche precedente alla manovra, diversi strumenti che riducono quelli che sono i costi per andare a versare al concessionario senza scendere troppo nel tecnicismo, quindi si può versare direttamente i contributi che non si sono versati magari in anni passati, anche quella è una formula per poter raggiungere i 38 anni, quindi andare a versare i contributi che non si è versato nei precedenti anni, che sono adesso presso i concessionari a riscossione, ex Equitalia, attualmente Agenzia Entrate Riscossione. Ma ci sono delle formule agevolate sono per il ricalcolo? Sono state previste appunto delle formule che vanno a abbattere quelli che sono i costi connessi a sanzioni e agi del concessionario, quindi c'è la possibilità veramente di versare in questo momento con un costo anche contenuto, quindi anche questa non è da sottovalutare né per raggiungere i 38 anni né per avere poi un incremento della pensione. Sa perché è importante? Perché io guardavo adesso i dati nazionali, avevo detto prima 42.400 domande più o meno all'INPS, 16.500 del settore privato, 13.950 dal pubblico. C'è una fetta di cui non avevo parlato, che è proprio quella dei lavoratori autonomi, dei pensionati, aspiranti tali che provengono dal commercio. Ecco, sono categorie, su questo poi riprenderemo sul cumulo, su cui però volevo sentire anche Pantalone, perché insomma si tratta di persone che hanno lavorato una vita e che anche loro soffrono in maniera drammatica la crisi, soprattutto i piccoli esercizi, i piccoli artigiani che soffrono la concorrenza internazionale. Per molti la pensione viene vista come via di fuga. Ecco, questo è un aspetto da un lato positivo in qualche modo, ma da un lato che fa riflettere molto sullo stato di salute del lavoro autonomo in questo paese. Beh, certo è che il lavoro autonomo in realtà è un mondo, una nicchia penalizzata dal contesto previdenziale, perché nel senso che nel contesto previdenziale non riesce mai a maturare una sopravvivenza da pensionato. L'80% delle gestioni autonome che sono diciamo inserite nella valutazione delle misure dei trattamenti in sede INPS riguardano trattamenti che vanno intorno ai 700 euro di media di trattamento pensionistico, che sta a significare sotto come il reddito di cittadinanza. Sì, sotto il reddito di cittadinanza, che significa che chiaramente gli autonomi non hanno da vedere la prospettiva pensionistica in un, come dire, monte roseo del dopo lavoro. Fortunatamente per costoro, artigiani in particolare, permangono le condizioni lavorative che fanno sì che alla misura di un trattamento, sia pure
per certi versi non certamente molto pagante, ecco qua che possono riuscire a portare avanti anche altro con un'attività che poi svolgere. Ma il problema grosso gli autonomi ce l'hanno in generale storicamente, perché secondo me il problema grosso che si è diciamo gestito, e in termini anche non positivi nel versante degli autonomi, da quando ci fu la riforma diciamo della contribuzione, che prevedeva la possibilità di gestire con la quota aggiuntiva sul reddito una futura misura di trattamento visto in un ambito anche di condizione personale di scelta diversa da quella che l'obbligatorietà della contribuzione in ago dava. Bene, forse diciamo il 5% hanno rappresentato un interesse. Certo, a monte c'era anche una fiscalità che dietro l'angolo doveva essere poco pagante, perché a fronte di un reddito in più che dovevano denunciare, una contribuzione più di riflesso che potevano apportare per una misura di trattamento migliore, c'era un fisco in più che dovevano portare avanti. Realmente i dati INPS hanno evidenziato che questa novità non c'è stata. Tolto i grandi autonomi, in particolare sono i grandi commercianti, le imprese, quindi hanno avuto le loro possibilità di vedere diversamente. Ecco, ma in effetti è un problema per loro. Certo, no, ma mi è piaciuto sottolinearlo, aprire questa grande parentesi all'interno del ragionamento, e mi scuso con Romano che comunque ha introdotto questo argomento, perché l'INPS lavora anche per questi lavoratori e per queste pensioni. Allora, torniamo al divieto di cumulo. Vado in pensione con quota 100, però da domani da pensionato ho dei paletti. Quali? Allora, intanto è interessante aver fatto questa riflessione sugli artigiani e commercianti, perché potrebbero essere quelli per cui quota 100 preclude la possibilità di continuare l'attività d'impresa. Certo. Quindi l'attività d'impresa a quel punto è difficilmente compatibile col discorso che faceva il Presidente. Quindi una maturazione della pensione di vecchiaia o di anzianità comporta che io posso continuare a lavorare. Per quota 100 è stata espressamente prevista l'incumulabilità dei redditi, cioè la pensione incumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, anche autonomo, no. Solo quella da lavoratore autonomo occasionale, nel limite che ricordiamo è 5.000 euro lordi annui, quindi parliamo molto di un limite basso. Molto basso. Stesso discorso per cui anche nell'ambito del settore pubblico tradizionalmente i medici delle ASL continuano un'attività avendo maturato un'esperienza, una professionalità in determinati settori. Questo ulteriore limite limiterà anche quella tipologia di uscite libero professionale. Esatto, perché è impedita anche l'attività libero professionale. Particolarità: non troviamo la scappatoia, perché è incompatibile anche la produzione di redditi all'estero. Quindi è assolutamente incompatibile con qualunque attività lavorativa e non vige per tutta l'età pensionistica, ma fino al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Quindi fino a quel momento sarà incompatibile. Da quel momento in poi, che deve essere adeguato alla speranza di vita, ricordiamo, abbiamo la possibilità di cumulare ulteriormente i redditi. E vale il regime attuale ordinario per le pensioni, esatto, di vecchiaia. Vale il regime attuale delle pensioni di vecchiaia, ricordiamo, è 67 anni per il 2019, quindi insomma, se da 62 devo aspettare 5 anni, magari le mie competenze si sono anche un po' raffreddate nel frattempo. Dicevamo, cosa succede se supero i 5.000 euro annui? Può succedere che il soggetto faccia domanda di quota 100 e poi abbia la possibilità di avere un reddito. È importante sapere cosa succede, perché ricordiamo che c'erano delle situazioni in cui l'incompatibilità comportava la revoca della pensione e delle sanzioni anche abbastanza pesanti. Vediamo di nuovo la slide sull'incompatibilità, così è più chiaro per i cittadini. Eccola. L'incumulabilità, scusate, comporta la sospensione dell'erogazione nell'anno di produzione dei predetti redditi. Quindi se io nel 2019 faccio domanda di pensione e poi ho un reddito più alto di 5.000 euro, non è che perdo il diritto alla pensione, questo è importante sottolinearlo. Nel 2020, arriva una commessa per la mia azienda che mi fa fare una valutazione diversa. A quel punto io per quell'anno non prendo la pensione, dovrò restituire anche le rate che ho già riscosso, ma non perdo il diritto alla pensione. Quindi non è che se io poi a 66 anni ho più di 5.000 euro, noi come INPS andiamo a chiedere da 62 fino a 66 tutto quello che ha percepito.
Questo è importante per valutare anche delle situazioni che venissero poi a crearsi successivamente al raggiungimento della compatibilità, dei redditi appunto incumulabili. Chi è fuori da quota 100 ha delle, sempre nella stessa misura, delle possibilità comunque di godere dei vantaggi offerti da questa mini rivoluzione dell'assetto previdenziale in Italia? Diciamo che quota 100 è uno strumento che si aggiunge, quindi nella valigia dell'INPS si aggiunge uno strumento in più rispetto a quelli che sono gli strumenti già esistenti. Non è che se ne tolgono molti, diciamo che il Presidente si ricorderà quando c'erano due forme pensionistiche. Attualmente si può andare in pensione con tante formule che magari possiamo farci supportare dalle slide per far capire ai cittadini quante sono. Partono dalla pensione anticipata, che nel 2019 prevede 42 anni e 10 mesi di contribuzione per l'uomo e 48 anni e 10 mesi per la donna. Abbiamo messo proprio il cartello pensione. Ricordiamo che quest'anno rimane sbloccato l'incremento della speranza di vita, mentre il trattamento pensionistico anche per le pensioni anticipate ha la finestra mobile dei 3 mesi. Poi abbiamo, è rimasta l'ulteriore ipotesi, che è quella di opzione donna. Opzione donna, che è una pensione anticipata ancora più bassa di quota 100, sono quelle che però hanno maturato entro il 31/12/2018, non maturano nel 2019, un minimo di 35 anni di anzianità contributiva e un'età anagrafica di 58 anni di dipendenti, 59 se autonome. Per opzione donna, però, a differenza del quota 100, il calcolo è contributivo, quindi c'è una penalizzazione. Vediamo poi che è stato introdotto un ulteriore strumento negli anni passati, che è quello dei lavoratori precoci. I lavoratori precoci possono conseguire la pensione anticipata al perfezionamento di 41 anni entro il 31 dicembre 2026, quindi questo lo possono fare. E dal 1 gennaio 2027 il requisito sarà adeguato alla speranza di vita. Bene. Chi sono i lavoratori precoci? Sono quelli che avevano un anno di contribuzione al 18° anno di età, quindi sono lavoratori che hanno iniziato a lavorare molto presto. Invece la forma pensionistica ordinaria è quella delle pensioni di vecchiaia, l'abbiamo già detto precedentemente, non c'è nessun cambiamento per la pensione di vecchiaia. Nel 2019 è salita da 66 anni e 7 mesi a 67 anni. Sempre ricordiamo che per la vecchiaia è richiesto un minimo di 20 anni di contributi. Ovviamente abbiamo messo una piccola noticina: lo scatto non si applica ai lavoratori addetti alle mansioni gravose con almeno 30 anni di contribuzione che mantengono l'uscita a 66 anni e 7 mesi. Poi, ulteriore elemento per poter uscire, quindi vediamo che non solo quelli con quota 100 avranno possibilità di accedere a una pensione in tempi più rapidi, abbiamo quello che è il cumulo contributivo. È molto importante perché ricordiamoci che dal 2010 il cumulo era diventato oneroso, quindi molti non potevano accedere e quindi c'è una maggiore facilità di mettere assieme periodi assicurativi per poter raggiungere ad esempio i 20 anni, ma anche, come abbiamo visto, la quota 100, che dà la possibilità di avere un calcolo più conveniente rispetto a quella che è la totalizzazione, che genera maggiori quali penalizzazioni. Quali sono i vantaggi in questa ricongiunzione dei periodi? Intanto abbiamo la possibilità di avere il cumulo dei periodi per raggiungere un minimo contributivo che prima non avevamo, quindi se prima avevamo 15 anni in una gestione e 9 anni in un'altra non raggiungeremo i 20 anni. Avremmo dovuto materare il requisito in una delle due gestioni, quindi arrivare a 20 anni, per cui anche avendo un requisito di contributi dovevamo continuare a lavorare perché non si potevano cumulare due periodi. Da 2 anni a questa parte si è introdotta la possibilità di avere questo cumulo gratuito, che è molto importante. Oltre queste formule pensionistiche abbiamo anche formule pensionistiche che guardano determinate categorie. Abbiamo quelle che sono le categorie disagiate, cioè i soggetti che o assistono dei familiari. Vediamo ad esempio la slide. Sono state introdotte quella successiva, grazie. Sono state introdotte due formule. Intanto scivoli pensionistici che abbiamo visto precedentemente per fasce più deboli, disoccupati, invalidi, quelli che chiamiamo caregivers, cioè chi si occupa di disabili a carico,
e addette le mansioni gravose. Abbiamo l'APE sociale che resta in piedi, quindi che è un'indennità che parte dal 63 anni fino al raggiungimento della pensione, non è a carico del cittadino come invece l'APE volontaria, e poi abbiamo la pensione anticipata per i lavoratori precoci che abbiamo visto già prima. E poi ultime deroghe previste, abbiamo detto proprio per chi non avesse nessuna di questi requisiti, è quella che rimane, cioè l'APE volontaria. L'APE volontaria è un anticipo pensionistico che però è finanziato attraverso un istituto di credito per soggetti che hanno 63 anni e 20 anni di contributi e si trovano a non più di 3 anni e 7 mesi. È una misura già in vigore. Misura già in vigore che però resta e quindi dà la possibilità anche di avere una forma di pensionamento a 63 anni. E poi nel 2019, infine, per i lavoratori usuranti e notturni si può accedere alla pensione con 61 anni e 7 mesi di età con 35 anni di contributi se ci sono il raggiungimento del quorum di una quota di 97 anni e 6 mesi. È complicata anche questa riassumerla in due parole. Ma abbiamo davvero detto tutto? Se fosse possibile faremmo gli applausi, perché è vero, vero pantalone. Insomma, cioè, ci abbiamo provato, speriamo che i cittadini ci abbiano capito. Se avessero delle difficoltà, come possono contattarvi per interagire? So che c'è una mail che avete attivato proprio per avere un filo diretto con i cittadini sulle risposte. Perché vogliamo dare informazioni, abbiamo visto la mail e questa relazioniistituzionali.abruzzo@imps.it, è dalle mail che riceviamo su questa casella che prendiamo spunto per quelli che sono gli argomenti che trattiamo poi la domenica nel nostro spazio settimanale, e qualunque informazione, oltre a essere richiesta presso le sedi IMSS che sono a disposizione dei cittadini, può essere richiesta a questa casella di posta elettronica in modo tale da poterli accontentare. Un minuto per chiudere con il Presidente del Comitato Regionale. Pantalone, qual è l'impatto a suo avviso che potremmo vedere magari tra qualche mese sul Paese di questa misura? Certo, la legge di bilancio appena approvata, qualche problema irrisolto l'ha ancora. Certo, secondo la nostra visione, anche come comitato regionale abbiamo ragionato anche su alcune cose che non abbiamo visto, una politica per i giovani, una certa condizione di garanzia maggiore per le donne rispetto a questo impatto anche nel mondo della previdenza, perché l'opzione donna così come concepita è fine a se stessa. Ragioniamo anche sulla gestione previdenziale della donna, difficilmente matura una quota 100. E sono i dati che eloquenti di una condizione che permane ancora in difficoltà del mondo femminile a raggiungere dei requisiti di quella natura. Ma poi siamo a meno di un terzo di domande da parte delle donne, questa è perché l'anzianità media non supera i 25 anni, questi sono i dati in carico. E poi i giovani difficilmente potranno accedere alla luce di quelle disposizioni vigenti oggi, si spera che possa domani cambiare qualcosa. Ma ahimè, chissà, io ho forti dubbi, perché la previdenza negli anni mi ha fatto vivere una evoluzione peggiorativa delle decorrenze, come dire, degli accessi ai trattamenti, certo, il che certo. Non lascia presagire nulla di buono, sebbene anche i riscatti, io avrei fatto anche la gratuità dei riscatti, perché questi giovani che noi diciamo sempre devono studiare, prendere le lauree, perché siamo ancora la nazione che ha il più basso indice di laureati, qua tutti si stanno laureando, perdono 10 anni della loro vita contributiva. Ecco, tutto qua. Spero che come INPS si possa dare qualcosa in più anche a loro nel domani. Grazie Presidente, grazie al direttore Romano, grazie ai nostri telespettatori. Speriamo sia stata utile questa trasmissione che abbiamo voluto dare così con un taglio di servizio. Arrivederci alla settimana prossima.